Questa sera ci siamo trovati qui a pregare nella chiesa dell'Assunzione Beata Vergine Maria Lingotto, proprio perché il Signore ci doni in questa occasione del Natale una forza per affrontare le difficoltà del momento presente, difficoltà a livello economico, difficoltà a livello lavorativo, difficoltà per tante persone che hanno bisogno di inserirsi nel mondo del lavoro e con le prospettive attuali vedono allontanarsi questo traguardo. Ci siamo trovati a pregare perché siamo convinti che il Signore può darci una mano e può illuminare i responsabili delle nazioni a trovare delle soluzioni per dare speranza ai giovani che hanno una prospettiva, un progetto di vita e che hanno bisogno di trovare delle possibilità, anche non molto lontane, di inserirsi nel mondo del lavoro per realizzare i loro ideali di vita, per dare sostegno a chi questa crisi la sente in modo più grave e per dare messaggi di una solidarietà anche universale. Io anche ho accennato che questa crisi mondiale evidenzia intanto la disonestà di tante persone che hanno in certo qual senso puntato su una finanza un po' avventuriera, ecco, per avere facili guadagni che dal punto di vista etico sono da condannare, perché non è che si possa guadagnare oltre il giusto a danno dei risparmiatori e correndo il rischio poi di far fallire istituti di credito e quindi anche a fare volatilizzare i risparmi delle persone oneste. Ma poi una solidarietà anche mondiale. Ho accennato anche all'Africa, all'America Latina e a certe zone dell'Asia che vivono in una condizione ancora veramente di grande e grandissima povertà, mentre multinazionali, molte realtà hanno sfruttato le ricchezze, diciamo, territoriali di questi continenti. È un momento di riflessione, ma siamo vicini a Natale, quindi è un momento di speranza, perché se Dio ha mandato sulla terra il suo figlio a farsi uomo, è venuto per insegnarci la strada della salvezza eterna, ma anche una strada per una giustizia e una solidarietà umana. Si è fatto uomo perché noi imparassimo a impostare da uomini onesti e retti la nostra vita in questo mondo.